Al Gino Cannarsa il Termoli trova l'esordio e trova anche i primi tre punti stagionali, cancellando in fretta e in furia la sconfitta di 7 giorni fa sul campo romano contro l'Astrea. Di fronte questa volta la squadra giallorossa ha una neopromossa dal campionato di eccellenza. Sono entrambe quindi neopromosse le due squadre che si affrontano al Gino Cannarsa davanti ad un ottimo pubblico in una giornata splendida, quasi estiva. Dopo 30 secondi il Termoli ha già questa occasione con Bonanno che si avvicina all'indeciso portiere Bravetti, ma perde l'attimo propizio. 5 minuti più tardi, al sesto, D'Angelo si invola e sul lancio in profondità con un pallonetto fa secco il portiere Bravetti per il gol del vantaggio del Termoli. Può sembrare una goleada, il pubblico festeggia il gol di D'Angelo, potrebbe sembrare una goleada, ma non sarà così per il Termoli, che dovrà soffrire per quasi tutta la partita. Al nono minuto ci prova con Mancini, con questa conclusione, palla altissima sulla traversa. 25esimo, suonano le danze, quelli del San Cesario, con questa triangolazione sulla fascia, il cross preciso per Siclari che si gira bene con il sinistro, ma non inquadra lo specchio della porta. 27esimo, ancora un brivido per i giallorossi, il cross preciso di Sabatino, il colpo di testa in tuffo di Mucciarelli che va a sfiorare la traversa. Con le immagini montate da Alessandro Nardella siamo nella ripresa e si ricomincia da dove si è lasciata la prima frazione di gioco, con il San Cesario in avanti. Tejarol, il bomberone, va a servire questo pallone per Delgado, la sua conclusione di un soffio termina sul fondo. Quinto minuto, ancora con Delgado, il cross preciso che Tejarol dal basso verso l'alto alza troppo la mira, il momento prolifico per la formazione romana con questo lancio in profondità per la rosa, palla in mezzo e poi guardate che cosa, si va a mangiare Siclari sfiorando il gol del pareggio. Il Termoli si rianima, mister Giacomarro cambia qualcosa, il Termoli torna subito in auge. 26esimo, Cianni disegna la palombella vincente su calcio di punizione per il Pirlo dei poveri e il grandissimo gol, quello del 2-0, quello che si suol dire, mette in ghiaccio il risultato. Capovolgimento di fronte, il San Cesario protesta per questo tentativo da parte di Corazzini, ma è di testa come di testa, e il gol del 3-0, quello che chiude completamente i conti, il grandissimo gol di Falco che svetta di testa sull'angolo di Cianni per il gol del 3-0. Finale, siamo esattamente al 30esimo, Siclari cade in area di rigore pressato da dietro da Falco, il calcio di rigore che Tejarol si fa parare da un grandissimo imbimbo che aspetta l'attimo prolifico per tuffarsi e dire di no all'avversario. Nel finale solo e soltanto Termoli con i giallorossi che con un uomo in più sfiorano più volte il quarto gol. Qui il tentativo di Di Mercurio è quasi un calcio di rigore con la palla che termina sul fondo. Al Gino Cannarsa il Termoli si impone all'esordio dopo 9 anni nel campionato di Serie D con una bellissima vittoria 3-0 contro il San Cesario di Roma.